sì, è domenica pomeriggio, siamo alla Isla Bonita, alle mie spalle tutto l'entusiasmo che c'è questo pomeriggio, ma tutte le domeniche per l'Happy Wow. Just like that. And it's all because I walked your way. And it's all because I heard you say. And I should have known to stay away. But I heard you say, I heard you say, and I heard you say, I heard you say, and I heard you say, I heard you say, I heard you say, I heard you say. Va bene così, io lavoro e basta. Ma che musica? Che musica è? Non lo so, boh. È musica speciale. È la musica del momento, facciamo divertirli. Allora diciamolo insieme, happy. Happy wow. Happy wow, happy wow. Enzo, vera vita, ma che cosa mi combini? Io non... Un gavettone. Un gavettone. Tanti gavettoni. Vedo, noto, ma noto anche tanta gente euforica, allegra. È bello perché qui ti dimentichi di tutto e di tutti, ti diverti soltanto. La isla felice. Ma guarda, batti complimenti. Gente felice con la isla, cioè sulla isla felice solo gente felice. Gente brutta, antipatica, no. Parla e sparla, eccetera, li lasciamo a terra. Pensa di questi tempi, c'è rimasto poco, godiamocelo, cioè, godiamoci queste giornate con questa gente. Ma quali sono gli ingredienti per tanto entusiasmo e soprattutto per questi happy wow? Ma guarda, io me ne vengono in mente subito due, la leggerezza e l'emozione. È un mix semplicissimo, la semplicità, perché è tutto racchiuso ovviamente nella bravura dei ragazzi, nella favolosa struttura, dove veramente c'è un'aria leggera, si respira. Dobbiamo dire che siete bravissimi, anche coinvolgenti. Grazie. Riuscite a trasmettere la vostra allegria e il vostro divertimento a tutti quanti, e veramente sono pochi quelli rimasti stesi sul lettino. Sì, sono quelli che secondo me hanno ballato già prima e non ce la fanno più. Cioè, insomma, ecco, là... vedi? Ce la fai a ballare? Ce la fai a ballare? No. Hai già ballato tanto? Sì. Anche loro. Sono alle 8. Sì, hanno ballato tanto e quindi sono stanchi. Anche noi, Anche noi, ma noi siamo proprio. Noi andiamo in Affeter, siamo old school. E allora Enzo, invitiamo chi ancora. Guarda, ma senti l'urlo. La pelle d'oca, ragazzi. Emozionante. Allora invitiamo chi non è mai venuto a venirci a trovare. Vabbè, invitiamo ovviamente tutti i giorni alla isla Bonita. Tutti coloro che vogliono trascorrere la giornata nel benessere, mare, animazione, tutti i giorni. La isla è una struttura veramente completa. In più l'appuntamento domenicale con il nostro Happy Wow, formato da Happy Hour a Happy Wow, con Hermes Manara, Francesca Monte, Paolo Loffredo, collettivo Vera Vida, solo gente felice. Solo gente felice, cosa state aspettando? Venite a trovarci qui all'Isla Bonita. Happy Wow! Aspettiamo! Sentire l'urlo libero della gente pazza!
Francesca, la tua voce ancora una volta colpisce. Sì, rinominato Happy Wow, perché ogni domenica è uno spettacolo. Collettivo Vera Vita, in console Paolo Loffredo, alla voce Hermes Manara, e poi ci sono io. Diciamo che ogni domenica è una scoperta nuova, perché davvero la gente risponde a ogni domenica in modo sempre più forte, quindi siamo molto molto felici. Allora Francesca, invitiamo tutti settimana prossima a venire, chi non è ancora venuto. Io vi invito personalmente a venire a provare il nostro Happy Wow, il nostro Happy Hour qui all'Isla Bonita, per non farti dire il nostro hashtag che ti sei perso. Ma io volevo leggere, non fatevi tentare da ciò che luccica, ma solo da ciò che lumina. È il nostro motto, e diciamo che è una frase che colpisce al cuore, perché a volte ti fai tentare dalle cose che non sono importanti nella vita, invece quello che conta è quello che illumina, non quello che luccica. E quindi quello che dura nel tempo. Esatto. E noi duriamo la grande! Francesca Monti, Isla Bonita, Happy Wow! Ciao a tutti! As long as I got you, baby. As long as I got you, baby. Obiettivo raggiunto. Com'è che fai? Tira fuori l'energia. E poi hai detto pure un minuto di silenzio e di raccoglimento per tutti. Per tutti i morti dentro. E state, divertitevi. Che cazzo passi a fare la vita su Facebook, a guardare gli altri, a spiare? Viviti la tua. Fatti un boccaccio di vita tua! Bella vita, Happy Wow! Dire! È vero, Happy Wow! Senza parole sempre ci lascia l'Isla Bonita! Io sono contento, veramente contento! Non è solo una questione lavorativa, è veramente una questione di felicità! Io mi ricarico! Fammi vedere! Felicità! Faccia Vera Vita! È paura. Faccia Isla Bonita e faccia Happy Wow e faccia il piacere, levati dai. Allora Hermes, dobbiamo chiudere l'intervista prima con un invito, poi con il motto dell'estate,
e poi con quello che vuoi tu. L'invito alla Isla Bonita, i motti sono tanti, tra i due miei preferiti, che ti sei perso e non abbatterti, abbattili. Wow! E poi? Ciao! Vi aspettiamo! Hermes numero uno, numero uno, numero uno! Non mi sentire più! Gente, vogliamo ringraziare oggi Mio Magazine, l'evento Nastro Azzurro, anche Roberto Iannelli per tutto questo. In ultimo il collettivo Veravida, che sono bravissimi. È una domenica indimenticabile come tante altre. Come tante altre. Un'estate da vivere intensamente. Allora, com'è l'estate e come sono le domeniche qui all'Isla Bonita? Le domeniche parlano da soli. Voglio ricordare la nostra serata di giovedì prossimo, la serata relax. Ci sarà anche una sfilata. Il sabato faremo musica dal vivo 70-80, una serata molto tranquilla. Quindi oltre alla domenica per l'Happy Wow e quindi per l'aperitivo, sabato il giovedì 70-80, il giovedì serata relax e poi ci sarà una bellissima programmazione per agosto. Parliamo però anche della ristorazione dell'Isla Bonita. Noi siamo aperti da mezzogiorno alle 3, poi la sera il ristorante è sempre aperto, noi sicuramente con i tavolini a mare. Quindi siamo pure un po' romantici. Sì, con le candele tutte preparate. Vogliamo invitarli quindi a venire qui all'Isla Bonita. Venite, vi aspettiamo, siamo qua tutti. Un bacione! Una volta era il più bello, non di Salerno, del mondo, di Europa, chi più ne ha più ne metta, però devo dire la verità, Roberto, ti porti sempre alla grande. No. Roberto Iannelli, Mio Magazine. Buongiorno a tutti, è detto bene, sto invecchiando, la verità. È vero, sono un po' di barbetta bianca qui, le ragazzine mi danno del lei, signore scusi, bruttissimo, bravissimo. Questa cosa infatti del lei non si può sentire. No. Ragazzine che siete a casa, date del tuo a Roberto. Appunto, assolutamente. Perché diciamo che lui è un giovane forever, anziano, un forever. Giovane anziano. Un giovane forever. Comunque con la barbetta così bianca mi piace moltissimo. Bello, sì, sì. Sei molto fashion e sei molto sexy. Sì, infatti apposta, c'è questo, come dire, look un po' radical chic, così, yeah. Poi c'hai anche un po' di pancetta che mi hai fatto vedere infatti prima. Infatti io, guarda, in maniera molto dignitosa sono a mare con la magliettina, proprio perché anche perché siamo in questo posto, abbiamo detto, siamo all'Isla Bonita. Siamo all'Isla Bonita, è il momento dell'happy hour. Non so se si riesce a vedere dalle immagini, ma stanno dei ragazzi scolpiti. Ma non so cosa mangiano, Ma cioè, guarda, ti dico la verità. A me l'uomo troppo scolpito non è mai piaciuto. Allora ti piaccio io, allora, vuol dire. Sei il mio tipo, Roberto. Apposta. Parliamo di Mio Magazine, che è in tour per scoprire delle
bellissime ragazze, non solo, anche uomini, vero ragazzi? Sì, abbiamo, vabbè, noi diciamo il nostro, la nostra ricerca è sempre prettamente femminile. Non ti nascondo che in questo luogo, visto come ti dicevo tutti questi ragazzi, abbiamo cominciato anche un po' a selezionare dei ragazzi, perché non si può mai sapere, magari ci viene in mente qualche cosa l'inverno prossimo e possiamo inserire magari tutti questi maschiacci che abbiamo trovato qui all'Isola Bonita. Per accontentare tutte le tue girls. Anche le girls, ovviamente, visto che sono tante le girls, non mie, ma quelle che girano attorno al mio magazine. Dico sì, ce n'ho una soltanto perché mi sono sposato qui. Sei sposato? Bella questa fede, bella, perché molti si sposano sì. E poi la tolgono la fede. No, io mi sposo perché mi sono voluto sposare, quindi c'ho per fede. Fede, ti sei sposato. Per fede. Per fede, e quindi hai una fede, brava. Brava, comunque tornando in salutiamo noi. Maria, ciao Maria, non ti ciao. Preoccupare, chi se lo prende più ormai, c'ha la barbetta bianca. Bianca qua oramai. Stai tranquilla. Sono andato, è andato. E allora parliamo di mio magazine, queste ragazze che cosa fanno voi sulle spiagge? Allora, in effetti queste sono le selezioni che ogni anno facciamo, perché giriamo diversi lidi della costa sud Salerno per selezionare queste ragazze, per poi farle partecipare all'evento mondano, quello che si fa a Natale, che siete anche voi sempre presenti nel comune di Salerno, il Gran Galà a dicembre. Noi qui prendiamo ovviamente migliaia di ragazze, da queste migliaia che selezioniamo ovviamente facciamo una serie di selezioni per arrivare a 8 partecipanti. 4 anni di concorso, 4 anni di copertine, come si evince insomma da questi stand che abbiamo con le 4 ragazze vincitrici. Da 4 bellissime ragazze. 4, sì, abbiamo cominciato con Valeria Controne, poi ha vinto il gruppo Uso, poi Ilenia Polillo e poi Palma De Simone, insomma. Palma De Simone, tutto bene? Credo di sì, dopo andiamo a sbirciare. Comunque devo dire che poi tutte queste ragazze hanno avuto anche successo nel mondo dello spettacolo. No, sì, lo stesso anche Valeria, che è stata la prima ragazza, anzi siamo contentissimi, oggi lavora per Dolce & Gabbana, vive a Milano, insomma. Quindi, come dire, certo non è merito nostro, sicuramente, che lei è bellissima e sicuramente era quello che voleva fare. Però in qualche maniera abbiamo, come dire, stimolato quelle corde che magari loro era molto presente. Quindi... è vero, perché poi le ragazze dopo, successivamente, fanno con voi un servizio fotografico. Sì, noi facciamo uno shooting fotografico che Tonino Notari insomma ci offre in maniera molto amichevole, però un servizio molto molto professionale, dove le ragazze comunque poi lo utilizzano per ovviamente il loro casting, il loro lavoro e quant'altro. E ci tengo anche a specificare che noi facciamo questo tour proprio perché cerchiamo ragazze che in qualche maniera vogliono fare questo tipo di lavoro. Se no andavamo nelle agenzie, prendevamo 8 fighissime, le mettiamo sul palco, eravamo tutti più contenti. Mentre facciamo questo tour proprio perché andiamo insomma in questi luoghi a trovare queste papabili ragazze che in qualche maniera vogliono diventare o vogliono fare questa carriera nella moda, e noi in qualche cerchiamo di avviarle, di aiutarle, esatto. Di anche un po' spronarle, perché a volte certo, la timidezza oppure il timore, sì. Dire sarò portata o non sarò portata, a volte blocca queste ragazze. Invece no, buttatevi, lanciatevi, provate, sì, almeno prendiamo, le lanciamo sul palco, le lanciamo. Il Gran Galà di Natale, che poi facciamo a dicembre, che è fighissimo come sempre, ormai è il quarto anno. Ormai sei lanciato anche ormai tu. Sono lanciato. Per questo evento si è consolidato a Salerno ed è un evento che tutti aspettiamo ogni anno. Bene, infatti, complimenti a Roberto Iannelli che è un grande imprenditore. Grazie. Poi perché voglio dire, mio magazine non è soltanto un tour, ma è un magazine, è un magazine bellissimo, anzi, molto di qualità. Proprio magazine, perché è un magazine di qualità, anzi abbiamo una redazione con il nostro direttore Gino Marotta, che comunque facciamo tutta una serie insomma di studi anche per capire quali sono gli argomenti da trattare numero dopo numero. Ad esempio, in estate quali sono gli argomenti? Vabbè, noi trattiamo sempre moda, cultura, il bikini, attualità, i trichini, i quattrini, insomma, di tutto. Quattrini. I quattrini anche. Cerchiamo sponsor, non si sa mai, insomma. Ma magari, chiamateci per qualsiasi cosa, noi siamo sempre a disposizione. Una pagina per voi c'è sempre disponibile. Assolutamente, assolutamente. Ok, Isla Bonita, venite qui perché... Perché è bellissimo, ci sono tante ragazze, tanti ragazzi, un'organizzazione impeccabile, c'è Enzo Veravida con il suo gruppo di lavoro che sono veramente forti, con Hermes, Francesca Monti, insomma, ho visto, sono molto molto ben organizzati. È vero. Il Lido è veramente veramente bello, ha tantissimi servizi e niente. E possiamo dirlo, vi potete rilassare nella prima parte della giornata, sì. Poi potete mangiare qualcosina e dopo vi scatenate all'happy hour con la musica coinvolgente. Alla grande, scatenatevi e vi aspettiamo in giro per i Lidi e in questo caso qui all'Isola Bonita. E vabbè, lo so, la volete vedere anche voi la pancetta di Roberto Iannelli, e lo sapevo. E no, me lo stanno chiedendo e richiedendo. Dai, alziamo, eccola qui, l'avete vista? Eccola lì.
che pancetta è, voglio dire? Una pancettina, diciamo. Non mangi proprio, Roberto, io ti trovo sciupato. Mangia un po', Maria, Maria, che cucini? Torno poco a casa, però voglio dire, cucina, è una buona cuoca, diciamo. Salutiamo, ciao, 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 ciao Roberto. Mio magazine. Vanessa, continua il tour Mio Magazine. Quante ragazze avete fino ad ora? Già una trentina, secondo me. Sta andando bene. Sta andando bene? Risponde bene l'Isola Bonita. Eh sì, perché poi ce ne sono tantissime di ragazze, belle. Tutte belle, perché ormai... Anche ragazzi! Infatti abbiamo preso qualche nominativo. Chissà. Chissà mai. Mister Magazine. Ma questa cosa che prendete il nominativo dei ragazzi non è che per voi dello staff Mio Magazine, no? No, no, no. Io sono professionale. È verissimo. E allora, tante belle ragazze, tu ovviamente hai un'agenzia. Sì, che... le ragazze che stanno lavorando, infatti sono delle valuxine, lavorano con me e si impegnano tanto. E poi sotto il sole, voglio dire, sì. Non è semplice. Non è facile proprio, infatti stavano quasi... Loro sono resistenti. No, resistono, devo dire la verità, loro hanno una grande resistenza. Parliamo dell'Isola Bonita, Happy Wow, lo sapevi che si chiamava così? No. Hai visto? Ti devo dire tutto. Happy Wow, perché lascia senza parole, è qualcosa di stupefacente. Non mi aspettavo oggi veramente tutta questa gente, cioè so che è un lido che comunque al di là dell'Happy Wow va avanti da solo, però oggi veramente un sacco di gente e ci voleva, anche perché per il nostro tour, il nostro tour è l'ideale. E l'ideale è l'Isola Bonita anche per te che sei a casa lì pigro steso sul tuo divano. Che ci che fai lì? Perdi! Ma su, l'estate è fatta per essere vissuta. Quindi vivi la vita con Vera Vida e con l'Happy Wow dell'Isola Bonita. Vi aspettiamo. Un bacio. La birra Peroni con nastro azzurro. Io non me ne intendo tanto di birre, però c'è un problema di fondo, togliamo questa birra, sennò ti licenziano. No, perché sto promuovendo anche la birra Peroni. Ah, fai doppio? Triplo. Triplo, cioè? Birra Peroni, birra nastro e chili lemon. Caspita, quindi non puoi dire non mi piace quella birra, perché... Puoi scegliere, se ti vuoi alcolizzare c'è la birra pesante, non ti vuoi alcolizzare c'è quella al limone, ti vuoi alcolizzare poco c'è la nastro. Ecco, allora interroghiamo la nostra Francesca sulle birre. Nastro azzurro, una birra da 4 gradi, edizione limitata, bottiglia da collezione. Wow, facciamola vedere. Eccola qui. Poi abbiamo la Peroni Gran Riserva. Doppio malto. Doppio malto, 7 gradi. Ci vuole un attimo più di mantenimento, ecco. Ci vuole il fisico. Ci vuole un bel paninozzo prima, esatto. E poi abbiamo la chili lemon per chi si vuole bere una cosa fresca senza ubriacarsi. 2 gradi. Non lo dire così, sembra che siamo tutti alcolizzati qui. No, assolutamente. Ragazzi, non è vero, noi ci divertiamo con poco. Pochissimo. E poi la birra fa bene, lo sapevi che la birra fa bene? Fa benissimo. Poi tanti gadget offriti. Abbiamo i cappelli, gli occhiali, le calamite, le magliette. Portachiavi. Di tutto, portacellulari. Che cosa mi regali? Quello che vuoi, a te tutto quello che vuoi. Ancora. Francesca, parliamo dell'Happy Wow qui all'Isola Bonita. Io so che tu sei un'abitué. Sì, tutte le domeniche. Ti piace perché? Mi piace perché ci si diverte, la musica è bella, le persone sono simpatiche e finisce tardi e ci divertiamo tutti così. Tutti così ci divertiamo. Ci divertiamo così. Allora chiudiamo con uno slogan estivo. Inventatelo al momento, fatti uno sorso di birra che ti viene meglio. Perché bevendo, sai, si aiuta la fantasia. Allora, ci divertiamo sempre, ma con la Peroni di più. Questa cosa. Estate? Estate. In compagnia? Estate in allegria? Sì. Arturo, possiamo ritenerci veramente soddisfatti anche questa domenica, perché Isola Bonita esplode di allegria, di euforia, ma soprattutto di un successo che è ormai sotto gli occhi di tutti grazie alle nostre telecamere. È vero, grazie. Innanzitutto ti voglio salutare perché non ti vedevo da parecchio, quindi complimenti. Sono tornata solo per te, Arturo, grazie, guarda, grazie, ha detto grazie. Sì, Isola Bonita, ok, torno. È vero, abbiamo fatto un'altra splendida giornata con tanta gente. Oggi c'è stata la collaborazione del Mio Magazine con la Nastro Azzurro e come sempre i ragazzi di Vera Vida. Quindi abbiamo fatto il pienone.
È vero, un pienone poi non di gente così che sta lì in relax, o meglio, si inizia con un bel relax di sole, mare e poi ovviamente si possono intrattenere anche a pranzo, però poi dopo c'è questa esplosione di allegria. Eh sì, si comincia con la mattina noi con le attività che abbiamo in programmazione, quindi c'è la nostra animazione, gli happiness, gli happy lol, come li vogliamo chiamare, con la parte della ginnastica, quindi la parte ginnica con Francesca, poi c'è la parte con la parte musicale con i ragazzi Pasquale e Marco, e infine con la bravissima ragazza dell'animazione che intrattiene i nostri ragazzi, e poi dalle 2:30 in poi partono i ragazzi di Vera Vida e con questo splendido happy wow. Naturalmente tanta animazione anche per i più piccoli, quindi. Sì, c'è animazione. Le famiglie stanno tranquille. Sì, 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 tranquillamente possono stare tranquilli, perché le ragazze li prendono la mattina alle 10 e li lasciano verso quest'ora, più o meno intorno alle 4. Infatti voglio far notare che alle 4 c'è ancora tantissima gente che entra. E alle 4 una volta, Artù, siamo secondo me alle 17. Dio mio. Il tempo passa anche velocemente, però la gente resta qui a ballare e penso che stasera si tratterranno anche per la cena. Sì, mi sa che stasera vediamo le stelle. Dobbiamo proseguire. Perché qui non se ne parla proprio di andar via, anzi si stanno divertendo tantissimo. Si stanno divertendo, poi purtroppo il tempo in settimana scorsa non ci ha aiutato, ma oggi stanno recuperando, quello che vedo. Stiamo recuperando, però ricordiamo che l'Isla Bonita è tutta la settimana, il giovedì, un magnifico giovedì relax. Sì. Magnifico giovedì, ogni giovedì quindi appuntamento in piscina con Relax Night, c'è il centro benessere Nadima che collabora con noi, in particolare il 24 ci sarà una sfilata di moda in collaborazione sempre con il centro benessere Nadima, organizzata sempre da noi e con un altro gruppo, e quindi mi invito... Praticamente io giovedì se vengo che cosa faccio? Wow! Wow, ci sta proprio, ci sta tutta. Cioè, ma fate anche i massaggi a bordo piscina? Ci sono anche i massaggi a bordo piscina, c'è l'idromassaggio, c'è la sauna, il bagno sotto le stelle, poi il caldo è arrivato, dai, forza. L'estate è arrivata e poi è un morso, quindi va goduta subito in pieno. E oggi ne abbiamo 20. 20 luglio, datevi da fare, perché poi ve ne pentirete a settembre, ottobre, che vi trovate lì già con i cappotti. Bisogna dire che se il tempo lo permette, il clima diciamo ci accompagna, noi siamo aperti anche a settembre, a ottobre, a novembre. Bello, mi piace questa cosa, lo sai, perché il clima è cambiato un po' qui in Italia. Dobbiamo destagionalizzare. Guarda, bravo, bravissimo, sciogli lingua praticamente. Però è vero, molti fanno l'errore che il 15 settembre si chiude battenti, quindi tutti via e invece io no. Farei una proposta, sì. Chiuderei le scuole il 30 giugno, quindi per poi farle ripartire il 15 ottobre. Bella questa proposta, una riforma arturiana, chiamiamola così, per la pubblica istruzione faremo e manderemo questa diciamo, idea al ministero, sì. Vogliamo parlare del sabato? Sì, il nostro sabato con musica dal vivo anni 60, 70 e 80 con Massimo e Marcello, e poi a seguire c'è la zona disco, sempre su questo genere, musica anni 60, 70 e 80, una bellissima serata che portiamo avanti da 5 anni. E allora noi salutiamo dall'Isla Bonita è proprio tutto e diamo appuntamento alla settimana prossima, veniteci a trovare tutti i giorni, ma soprattutto la domenica per l'Happy Wow, ma il giovedì relax, il sabato live, insomma chi più ne ha più ne metta. Saluta Arturo. A tutti, vi aspettiamo qui. Estate, Isla Bonita.